Scandaloso, oggi alla Camera dei Deputati tutti i gruppi parlamentari, tranne Fratelli d'Italia, hanno votato un accordo di cooperazione militare con il Qatar, ove vige la Sharia, in virtù del quale i nostri militari, se commettono dei reati, verranno giudicati dall'ordinamento giudiziario del Qatar, ove vige la Sharia. Tradotto, se si macchiassero di un reato che esiste nella tradizione illuminata giuridica del Qatar, cioè la cattiva condotta sessuale, oppure l'omosessualità, verranno giudicati dal Qatar, non avranno uno scudo penale dello Stato italiano. I nostri militari verranno sottoposti alla Sharia, ci inginocchieremo alla Sharia. La risposta di questi soloni della sinistra è stata: sì, però commuteremo le pene e le eseguiremo in patria. Tradotto, se un nostro militare viene giudicato per cattiva condotta sessuale, verrà tradotto in patria. Certo, non gli amputeremo la mano come vorrebbe la Sharia, ma lo tradurremo in ceppi, in galera, per eseguire una sentenza del Qatar che contrasta con i più elementari principi dei diritti dell'uomo, con la nostra costituzione culturale di italiani, europei ed occidentali. Ma sapete la cosa più scandalosa? Che quando abbiamo rilevato questa eccezione, quella sinistra che sino ad oggi si batteva per il DDL Zan, la libertà sessuale, non ha aperto bocca. Accucciati, inginocchiati, sottoposti all'islamismo radicale, hanno consegnato i nostri militari alla legge della Sharia. Altro che difendere i diritti individuali. In Italia il DDL Zan prevede che io non possa neanche criticare il modello di famiglia, perché diventerebbe reato. Ma quando andiamo in Qatar abbassiamo la testa e lasciamo i nostri militari nelle mani degli aguzzini della Sharia, che possono addirittura essere condannati per cattiva condotta sessuale, per omosessualità. È un fatto gravissimo. Ovunque siano i nostri militari a servire l'interesse nazionale, debbono essere sottoposti al nostro ordinamento, non debbono essere sottoposti alla Sharia con le sue violente e sanguinarie regole che contrastano con i più elementari diritti civili, umani e politici. Fratelli d'Italia si batterà sempre per difendere i nostri militari e non lasciarli nelle mani degli aguzzini della Sharia.